presentato un piano sull'immigrazione che doveva essere epocale e invece è solo l'ennesima fregatura per l'Italia. È un piano patacca. Conte e PD per mesi hanno detto che l'Europa ci avrebbe aiutato, facendosi carico ovviamente degli immigrati sbarcati sulle nostre coste. Tante belle parole, al solito, ma nei fatti non ci sarà nessuna redistribuzione e il cosiddetto accordo di Dublino rimane in vigore. La solidarietà è proclamata solo a parole per l'ennesima volta. I paesi di primo approdo continuano a rimanere fregati, visto che i ricollocamenti obbligatori in altri paesi di fatto non esistono. Insomma, l'Europa, con la complicità del governo italiano sempre più zerbino, non risolve affatto i nostri problemi. La verità è che questo piano lascia intatto il criterio dello Stato membro di primo ingresso, che continuerà ad avere la responsabilità della gestione delle domande di asilo e si vedrà aggiungere nuovi oneri, visto che c'è una nuova procedura di frontiera. Non ci sono vantaggi per noi. La Lega aveva proposto di creare hotspot direttamente nei paesi di origine o di transito. In questo modo si possono disincentivare le partenze, diminuire i morti in mare, incentivare gli arrivi irregolari, bloccando il degno business degli scafisti. Insomma, l'Italia viene ancora lasciata sola per l'ennesima volta a gestire il problema. Invece di pensare a bloccare le partenze, l'Europa pensa sempre più ad accogliere tutti, lasciandoli poi in Italia. Il governo italiano non conta veramente nulla e noi siamo sempre di più abbandonati al nostro destino di unico approdo per tutti i clandestini.